molte di queste attività hanno poi delle ricadute dirette anche sulla vita di tutti i giorni, con ricadute di tipo sociale, anche economico, certamente di sicurezza e sicuramente anche di tipo industriale. Quindi è una sperimentazione, un investimento nel presente proiettato verso il futuro. E c'è, Colonnello, parlando proprio di eccellenze italiane, anche insomma, un fatto del quale siamo particolarmente fieri, e cioè so che durante la quarantena prelancio e in orbita lei e i suoi colleghi astronauti, che tra l'altro europei, mangerete e avete mangiato italiano. E allora anche di questo dobbiamo ringraziarla e ringraziarvi, no? Per aver accettato di essere un ambasciatore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che è una candidatura molto importante per noi, e chiaramente portarla in orbita ci offre, diciamo, un'altra piattaforma, no, di valorizzazione di quella che è un'assoluta eccellenza italiana. Ma guardi, Presidente, per me è veramente un onore poter supportare questa iniziativa. Devo dire che per quanto riguarda la quarantena, aver avuto la possibilità 2 settimane di nutrirci, di alimentarci a base di non solo cibo.